Amore mio! Buongiorno, chiacchierone! Quanto sei chiacchierone! Tieni, ti ho aperto la porta del mio studio che ti piace andare a fare la nanna. Oddio, oddio, che paura! Ma dai, Denver, che fifone sei! Dove vuoi andare? Cosa, amore mio? Cosa c'è, amore mio? Cosa c'è, amore mio? Lui grida così ogni mattina, ragazzi, ma io non capisco neanche il perché. Non so cosa mi devi raccontare di tutte le cose successe stanotte. Mamma mia, quanta roba mi devi raccontare. Ma sì, bravo, amore mio. Bravo, amore mio. Ma sei bellissimo. Il mio piccolo gattino duro bianco. Sei tutto bianco come una nuvoletta soffice. È un po' arancione, guarda qua, sei un po' arancione. E anche qua, sulle orecchie. E Denver, vuoi restare là? Vuoi restare là? Ok, va bene, resta là. To. Ciao ciao gatto Denver. Ciao ciao gatto Denver. Ciao ciao gatto chiacchierone. Gatta Stellina? Dov'è gatta Stellina? Era là. Gatta Stellina? Sto facendo una lavatrice, ragazzi. Gatta Stellina. Oh, eccola qua. Gatta Stellina. Scusate il casino, ho attivato il robottino come ogni mattina. Ciao. Sei bellissima. La mia stellina con gli occhioni di smeraldo. Sì, Denver, sì, tu sei sempre protagonista. Sempre protagonista, gelosetto tu. Ok, ragazzi, allora intanto carichiamo questa lavatrice. E poi facciamo colazione. Ok. Cato davvero in sottofondo che non la smette. Adesso gli daremo qualche coccola in più. Rispetto a tutti i baci che ti ho già dato 3 secondi fa. Ok. Qui ammorbidente. Qualcuno mi osserva. Mi sento giusto un po' osservata. Ok. Ok, start. Start. Ok. Dopo aver dato tantissimi altri baci a questo gattino che non ne ha mai abbastanza, quindi scusatemi se lo sentite gridare in sottofondo, ma gatto Denver è così. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare per colazione. So di dover finire le more e i lamponi. Ta-da! Per fortuna ho ancora un vasetto di yogurt e il mio latte di mandorla. So che oggi lo finiamo, così prepariamo un frullato, lamponi e more. Frutta lavata. Gnam. Anche se ho dovuto buttare qualche mora perché già aveva un po' di muffa e l'ho comprata l'altro ieri, non so come sia possibile. Comunque, questo è quanto, aggiungiamoci il nostro yogurt, anche oggi frullato vegano, ma completamente per caso in realtà. Aggiungiamo il latte di mandorla, nel background c'è sempre gatto Denver che grida. Finito, voilà. Ragazzi, è un profumino delizioso e oggi sono andata anche molto abbondante, forse ne ho fatto fin troppo. Gnam, gnam, gnam. C'è sempre qualche pezzo di frutta che non si frulla, infatti devo assolutamente comprare un frullatore nuovo. Mi piacciono quelli tutti rosa, ragazzi, consigliatemi, questo è veramente dell'anteguerra. E direi di doverlo mandare in pensione. Buongiorno ragazzi, eccomi qua, gatto Denver, devo prenderlo in braccio altrimenti non la smette. Vieni qua, amore mio. A lui piace stare così e poi deve mettersi sempre verso di me. Ok, gatto Denver, stai diventando ciccione. Già eri ciccione prima, adesso stai diventando ancora più ciccione. E poi quando lo prendo in braccio si calma. E quindi secondo lui io dovrei vivere così. Buonissimo. Buonissimo. Però devo assolutamente riprendere lo yogurt greco, perché non viene tanto denso. E domani devo andare a fare una mega mega spesa, ragazzi, perché sono rimasta senza niente. Quindi appunto domani riempiremo il frigorifero. Dobbiamo vedere come sono messi questi dentini, ragazzi, vi siete preoccupati in tanti. Purtroppo sì, sono un po' il lato debole di Denver, le gengive e i dentini. Quindi se non migliora la situazione dovremo andare dal veterinario, gatto Denver. Io lo so che tu non sei contento di andare dal veterinario, però dovremo andarci.
penso di doverlo portare almeno una volta ogni tot mesi per fare una pulizia, perché ne ha proprio bisogno, poverino. Che è allucinante, perché Audrey tipo ha dei denti perfetti, bianchi, cioè, non so, beh, è proprio come noi umani. Alcuni di noi hanno, non lo so, problemi, che ne so, di stomaco, altri hanno problemi di, che ne so, qualsiasi altra cosa, e quindi anche per i gatti è così. Sono diversi e ognuno ha i suoi punti deboli. Ma guardatelo, vedete come sta zitto adesso? Praticamente lui mi prega di prenderlo in braccio e dargli le coccole, e io non ho scelta, cioè non è che posso, non devo, basta. Vediamo se a Denver piace il frullato. Logicamente sì. Qualcuno dovrebbe spiegare a Gatto Denver che lui non è un erbivoro, è un carnivoro. Lui mangia latticini, frutta, dovete sapere. Basta Gatto Denver, ti fa male. Basta Gatto Denver. Basta Gatto Denver. Dove l'ho trovato io sto gatto, ragazzi? In Olanda l'ho trovato. In Olanda, un gattino olandese che tornerà in Olanda. Programmi per oggi, ragazzi. Stare a casa tutto il giorno. Niente di nuovo. In realtà, vabbè, voglio lavare i pavimenti, perché ieri ho filmato la cleaning routine che voi vedrete oggi. Basta di aversi stufato. Vuoi andare giù? No? Sì? Dai. Vai. E ieri ho filmato la cleaning routine, quindi ho passato l'aspirapolvere in tutta la casa, ho pulito le superfici e i lavelli. Oggi invece voglio lavare proprio i pavimenti, perché ieri non sono riuscita, ci ho messo tipo quasi 5 ore a filmare quel video, anche se è uscito un video di 10 minuti, ho peli di Gatto Denver ovunque, e anche se è uscito un video di 10 minuti, ragazzi, ci ho messo davvero tanto, 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 tanto a filmarlo, e quindi non ho lavato i pavimenti perché era troppo tardi, ma lo faremo oggi. E poi, vabbè, solito corso di olandese che sto facendo ogni giorno, poi dobbiamo lavare i dentini a Gatto Denver ogni giorno. Poi devo svuotare la lavastoviglie. Questi sono i programmi molto fighi e molto interessanti della giornata. Fuori c'è un sole pazzesco, ragazzi, fa caldo, non c'è una nuvola, e io mi chiedo, non è madre natura, non fare scherzi, non è che quando finisce sta quarantena piove, diluvia e c'è un freddo terribile? Perché questo tempo deve esserci anche quando saremo liberi di uscire, eh? Non farmi questo, madre natura, che mi dai queste giornate meravigliose quando non posso uscire e poi quando... Ah, i gatti stanno facendo lotta. Oh mio Dio! Ma che è? Ma Denver! Denver! Oh mio Dio! Non so se intervenire, forse è meglio che intervenga. Non ho capito che cosa sia successo, di solito non litigano. Comunque, vi dicevo, speriamo appunto che queste bellissime giornate durino anche dopo, perché non vorrei che quando siamo liberi di uscire, diluvio, freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, sì, questi sono i piani della giornata, ragazzi, in realtà niente di tanto interessante, però ci tenevo tantissimissimissimissimo davvero a ringraziarvi per l'affetto che mi avete dato nell'ultimo vlog, ero parecchio giù, specialmente la sera prima di andare a dormire, se mi prende tipo nostalgia o tristezza, vuoto, mi capita proprio prima di andare a dormire, quindi vi ringrazio perché, scusate il casino, ho aperto la finestra. Vi ringrazio perché mi avete veramente tirato sul morale, e quando mi sento giù vado a leggermi i vostri messaggi, i vostri commenti, e mi fa piacere che ci siate per me, che non sia solo io magari ad aiutare voi con i video, tirandovi un po' sul morale, facendovi passare un po' di tempo in compagnia, in allegria, eccetera, ma siete anche voi che aiutate me, quindi è bellissima questa cosa. E sì, voglio ringraziarvi tanto 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 per questo, e basta, ragazzi, adesso vado a farmi la doccia, finisco il frullato, vado a farmi la doccia e poi un momento make up. Fatto la doccia, ho lavato anche i capelli oggi, ragazzi, che stanno diventando, non so se lo notate, ma sono sempre più lunghi, non ci posso credere che siano cresciuti così tanto. Comunque oggi indosso anche la felpa della collezione Oreo e Chiara Ferragni Gatto Denver. Ho capito! Non puoi essere così tutto il giorno! Dai! Ti ho dato 1000 coccole, amore mio! 1000 coccole! Quanto ti piacciono le coccole! Ma quanto ti piacciono le coccole, coccolone! Con questi occhioni blu!
Ok, forse è la volta buona, ragazzi, che si distrae. Non salire sulla finestra. Vabbè, adesso svuotiamo la lavastoviglie, ragazzi. E poi momento trucco. Ok, decisamente meglio, il lavello era strapieno di roba da lavare, ho sistemato tutto nella lavastoviglie perché il casino proprio non lo sopporto, ragazzi, quindi ok. Ho messo un po' di collirio, ragazzi, e un po' di burro cacao, cerchietto come sempre. Tuc. Oggi uso il The Professional versione Pearl di Benefit. Comunque, ragazzi, il fatto che abbiate sentito delle voci, dei mormorii nell'ultimo vlog mi ha messo un'ansia, una roba che non potete immaginare, ma lo sapete perché? Perché quando ero al montaggio, di quel video, me ne sono resa conto e sono tornata indietro e ho riascoltato quel pezzo, perché mi ero resa conto solo di un pezzo, di una parte, e poi invece voi avete fatto notare che si sente in due parti diverse del video, a poca distanza l'uno dall'altro, e quando ero nel montaggio con le cuffiette si sente benissimo, quindi tornavo indietro e riascoltavo. Sono tornata indietro e ho riascoltato tipo, non lo so, una decina di volte, ed è stato molto strano. Poi vi farò sentire, se non avete visto l'ultimo vlog, andiamo a riascoltare assieme. Però ho notato che con le cuffie si sente davvero davvero bene. E la cosa strana è, allora andiamo a selezionare un fondotinta. Usiamo sempre questo, il Lasting Matte di Rimmel, che mi sta piacendo così tanto. E ragazzi, cioè, il fatto strano è che, cioè, io li conosco i rumori di casa mia, no? E non era il robottino, perché il rumore del robottino lo conosco, non era il robottino, ma non era neanche il telefono, perché se mi ricordo bene, oddio, può darsi che stesse vibrando, però quando il cellulare vibra non fa quel rumore, cioè mi capita spesso che mentre registro il cellulare vibri, però non è quello il rumore che fa, cioè questa sembra una voce maschile che mormora, non lo so, ragazzi, mi ha preso un'ansia, vi giuro. Infatti avevo paura di andare a dormire, ho detto ma che cacchio è sta voce? Infatti l'ho riascoltato quando me l'avete detto e ansia al mille, ancora di più di quanto avevo prima. Vabbè, questa frase non ha senso, però avete capito quello che volevo dire. Adesso voglio riascoltare con voi perché veramente secondo me merita, però se avete la possibilità, ascoltate con le cuffiette quel pezzo, perché fa veramente, veramente impressione. E vi ripeto, già me ne ero accorta nel montaggio, però poi ho detto, boh, Nicole, dai, cioè, ho lasciato perdere anche se non mi sono bene spiegata che cosa fosse quella voce, ho lasciato stare. E mi sono detta, boh, Nicole, sei tu che sei paranoica, smettila. Ma il fatto che ve ne siate accorti tutti mi fa preoccupare alquanto, ragazzi. E sicuramente non era, perché alcune mi hanno scritto, Nicole, ma non ti preoccupare, non c'è nessuno in casa tua. No, 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 lo so che non c'è nessuno in casa mia. Il problema è che io penso a qualcosa di paranormale, questo è il mio problema, cioè non lo so. Può essere che questi spiriti che stavano nell'altra casa mi abbiano seguito in questa casa? Non so che cosa pensare, perché se lo sapete, io nell'altra casa in cui abitavo prima avevo questi strani accadimenti di cose che addirittura sbattevano, tipo una volta mi ricordo, a parte che tremavano le porte senza che ci fosse il terremoto nell'altra casa, ma una volta la cosa forse più strana di tutte, perché è veramente inspiegabile, è stato, se avete visto appunto i miei video di quando è che ne parlavo, un anno e mezzo fa, una roba del genere, e la cosa più strana è stata, intanto correttore, la cosa più strana è stata quando ero in soggiorno, i gatti erano vicino a me e tutto ad un tratto ho sentito avete presente gli sportelli della cucina, no? Conosciamo perfettamente il rumore che fa lo sportello, per dire, della nostra dispensa o dove abbiamo i piatti quando si chiude, ok? Cioè è un rumore
distinto, è un rumore specifico che conosciamo. E io stavo in soggiorno, ma appunto nella casa dove abitavo prima, io stavo in soggiorno e ho sentito il rumore di una degli armadi, appunto, come si chiamano, degli armadietti della cucina, che si chiudeva. E io non li lascio mai aperti, ragazzi, mai. Ma a parte, anche se fosse stato aperto, è comunque molto strano che si chiuda da solo, perché con le finestre chiuse è molto strano. Ma la cosa più strana è che era chiuso, quindi si deve essere aperto e richiuso. Infatti, mamma mia, ragazzi, poi, vabbè, quella volta me la sono fatta sotto. E poi quando... Mi ricordo una volta tremava la porta con la maniglia che tremava, i gatti si sono spaventati, fermi, immobili, tutti a guardare verso la porta che tremava. Non è stata una bella esperienza e non vorrei che adesso iniziassero anche qua queste cose, perché questo, cioè, fino adesso devo dirvi la verità, magari io non ci sto attenta perché non è che è una cosa a cui penso costantemente. Ci saranno fenomeni paranormali in casa mia? Andiamo a cercarli? No, anche se sono molto appassionata di queste cose, lo sapete, ma non vado a cercarmele nella vita. Magari appunto leggo su internet storie eccetera, però non mi era mai successo niente, però sta cosa di questa voce è alquanto inquietante. E vi ripeto, non è il telefono, perché il telefono che vibra mi succede sempre quando filmo, poi io taglio quei pezzetti nel montaggio, ma non è il telefono che vibra quello. Lo conosco molto bene il rumore, il suono del telefono che vibra nei video, e non è quello. Ma nemmeno il robottino. Ragazzi, io ho questo robottino da 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, e non l'ha mai fatto quel rumore, eppure è sempre acceso quando filmo, tipo adesso la lavatrice o il robottino, ma non fanno quel rumore. Oh mio Dio, io spero veramente che in questo momento non si senta una voce in sottofondo, perché mamma mia, solo se ci penso, lasciamo stare. Io vorrei comunque tanto collaborare con i ragazzi del PIT, mi sa che si chiama, che poi me li avete consigliati voi, a parte con Gianmarco Zagato, che mi piacerebbe tantissimo conoscerlo, incontrarlo e farci un video assieme, lui lo sa, ma anche i ragazzi del PIT, mi sa che si chiama PIT, giusto? Me li avete consigliati voi come canale e mi piacerebbe veramente molto poter, magari li faccio vedere qua, mi fanno una specie di sopralluogo per vedere se effettivamente c'è qualcosa oppure no. Sarebbe carina come cosa. Forse c'è stavo per dire qualcosa, ma mi è venuto da dire qualcuno che è tipo attaccato a me, quindi non è la casa, ma sono io? Non lo so, ragazzi. Io, se vi devo dire la verità, sono sempre stata felice di non aver... assistito a fenomeni di questo genere, solo per il fatto che, cioè, da una parte c'è la mia curiosità gigantesca per quanto riguarda queste cose da quando sono piccolissima, veramente tutto ciò che ha a che fare con il mondo del paranormale, le cose misteriose, inspiegabili, per me, cioè, è molto molto interessante, però sono sempre stata felice di non sperimentarle in prima persona, perché penso seriamente che mi verrebbe, cioè, una specie di colpo, un infarto, e ci resterei secca. Quindi, perché sono seriamente una fifona, quindi non vorrei che adesso veramente iniziassero a capitare queste cose. Ragazzi, direi che non è il caso, vi prego, ditemi che non è il caso. Già quando guardo le case in Olanda, ci sono delle case tipo del 1800, 1900, addirittura del 1700, e sono lì che penso, ma non è che se vado in una casa del genere poi ci sono degli spiriti e delle robe strane, visto che, non lo so, che poi magari non è detto, magari una casa che è stata costruita l'anno scorso è più infestata di una del 1800, non lo so, però... Quando vedo queste date, tipo casa costruita nel 1823, dico, oh oh, che strana sta cosa, no? Cioè, mi fa un po' di senso pensare di abitare in una casa così vecchia, anche se in realtà il palazzo dove abito adesso è parecchio antico. Quindi, non sicuramente del 1700, però è comunque parecchio antico. Ma, sì, boh, non lo so, fatemi pensare, cioè, fatemi sapere se... Ne sapete qualcosa di queste cose? Soprattutto avvisate i ragazzi del PIT, che vorrei fare un video con loro. E fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso andiamo a riascoltarci quegli audio, cioè i pezzi del vlog in cui si sentono quelle voci, che poi
sono tipo dei mormori. In realtà uno l'ho sentito bene con le cuffie, l'altro non l'ho sentito bene, adesso lo ascolteremo meglio con le cuffie, perché quello che ho sentito nel montaggio, ragazzi, è stato, come dirvi, quando montavo il video con le cuffiette io metto sempre il volume al massimo per sentire appunto qualsiasi rumore che non dia fastidio a voi poi quando lo ascoltate, eccetera. E quella voce, quel mormorio l'ho sentito subito, subito, era proprio chiaro, distinto, si sente proprio proprio bene, ed è una cosa che non è un suono che stavo facendo io in quel momento, non era un rumore che stavo facendo io, quindi magari c'è la soluzione, cioè magari c'è una spiegazione perfettamente, voglio dire, non paranormale e logica, no? Certo, però mi inquieta non poco. E si sente molto molto bene, e adesso voglio appunto farvele risentire, perché così potete dirmi, se non avete visto l'altro vlog, appunto potete dirmi che cosa ne pensate, però vi consiglio di andare appunto a vedervelo con le cuffiette, perché si sente molto meglio. E infatti avevo difficoltà a sentire senza le cuffiette, con le cuffiette si sente molto meglio, penso che chi se n'è accorto secondo me aveva le cuffie, perché con le cuffie si sente benissimo, ed è proprio un mormorio strano, tipo mamma mia ragazzi, non voglio neanche pensarci, ma sono troppo curiosa per non pensarci e non indagare, capite quello che intendo? Sono sempre stata troppo curiosa e mi andavo sempre anche a leggere tutte queste storie di fantasmi, queste robe su internet, a guardarmi i video, i filmati, le serie televisive, programmi televisivi dedicati, e poi me la facevo sotto di notte e non riuscivo a dormire. This is me. Ma la curiosità è più forte della paura, evidentemente, non lo so. Comunque, allora ragazzi, adesso non ci resta che fare sopracciglia, mascara e rossetto. Appunto a casa sto facendo, dov'è la matita? Aiuto, eccola qua, piccolina piccolina, sto finendo anche questa, ma per fortuna ho diversi backup di questa, che è una delle mie matite per sopracciglia preferite di Diego Dalla Palma. E ultimamente in questa quarantena sto facendo veramente trucchi semplicissimi, cioè faccio solo la base, il mascara e il rossetto. Avrete notato che comunque è un trucco che mi piace molto fare in realtà anche in estate, perché è semplice, è fresco, luminoso e appunto anche molto veloce. Ok, trucco quasi completato ragazzi, notare questo mascara è quello di Flormar ed è pazzesco, sicuramente tanto lo fa il Lash Lift, ma ragazzi anche questo mascara veramente, cioè guardate che roba. E io non ho ciglia naturalmente lunghe, ve lo posso assicurare, non lo sono, però cioè, wow wow. Ed è questo il mascara, perché me l'avete chiesto anche su Instagram quale mascara stavo indossando nella foto che ho postato qualche giorno fa, ed è sempre lui, è di Flormar ed è il Precious Curl, quello del kit di Marta Cerreto, che io saluto, che la adoro, è fantastica, e anche ragazzi questo mascara in particolare lo adoro. Comunque adesso rossetto e poi abbiamo finito, rossetto fixing spray e abbiamo finito, e anche oggi state fermi perché vi state muovendo, e anche oggi Love You Back, ragazzi, di MAC, è il mio rossetto preferito del periodo, lo adoro, è almeno per quanto mi riguarda è il nude perfetto. Tra l'altro ho notato che stendo sempre il rossetto in giù e poi faccio una specie di, non lo so, saltino, perché ho il dente sotto storto, infatti non vedo l'ora di mettere l'Invisalign, ragazzi, lo sapete, devo, non appena tutto ciò sarà finito, devo andare a Milano a ritirare il mio Invisalign, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Voilà, trucco fatto, adesso non ci resta che fissare, mamma mia ste extension, ragazzi, terribili, non ci resta che fissare il tutto. Oggi uso Hangover 3-in-1 di Too Faced, quello al profumo di anguria, è fantastico. Ok, esagero sempre un po', ragazzi, ma è strabuono. E poi ho questa idea strana in testa che se ne spruzzo di più mi dura di più il trucco. Non so perché, ovviamente non è vero, però quelle cose così. Tada! Ok, trucco completato, ragazzi.
trucco di oggi, che cosa ne dite? Molto easy, molto semplice. In realtà sto facendo sempre lo stesso trucco, praticamente cambio solo il rossetto e il blush e l'illuminante a volte. Ta-da! Ed Evan nel frattempo si è anche un po' calmato. Adesso ha sonno. Secondo me, quando comincia a fare i miagolì silenziosi, che non esce suono, ha sonno. E quindi tra un po' si addormenterà questo gattino tutto bianco e un po' corancione. Ah sì, grazie per tutti questi bacini, amore mio. Grazie, mi stai scartavetrando le mani. Grazie, amore, grazie, grazie. Sei il gattino più dolce di tutto il mondo. Basta, amore, basta, basta. Mamma mia, caro. Grazie, amore. Tra l'altro, ragazzi, mi si sta rovinando anche il semipermanente, come ben potete vedere. Quindi, altra cosa che dovremo fare oggi... le unghie. Ok, prima di mettermi a lavorare al computer voglio assolutamente appunto ascoltare con voi questi pezzi di... soprattutto prima che scenda la sera, perché poi mi mette ancora più ansietta il tutto. Quindi andiamo a vedere con le cuffiette, quindi se potete ascoltate con le cuffiette. Adesso vi dico anche i minuti corretti. Mamma mia, mi stanno prendendo i brividi, ragazzi. Ok, allora il video è questo, ragazzi. Allora, dovrebbe essere al minuto 20. Hai potuto sfruttare però anche avere una casa piccola. No, io non lo sento senza le cuffie. E poi l'altro era a 22. Mio Dio, ragazzi, ho sentito un aha. Adesso lo riascolto, ma è assurda questa cosa. Con le cuffiette lo sento, senza cuffiette no. Riproviamo, mio Dio. Il corridoio, per esempio, tra le due stanze. Lo avete sentito? Si è sentito proprio anche avere una... Aha, però è anche vero che stavo chiudendo il cassetto in quel momento, ma... cioè, il mio cassetto non ha mai fatto questa voce. Aha. Cioè, quando l'ho sentito mi sono saliti i brividi lungo tutta la schiena e ho onestamente la pelle d'oca. Adesso voglio sentire quello dopo, che però era quello che io avevo sentito nel montaggio. Questo non l'avevo sentito e fa paura. Ma di chi cacchio è sta voce? Vabbè, oh mio Dio. E poi l'altro dovrebbe essere a 22:41. Sì, è proprio a 22:40. 22:41. Limiti che non dovrei raggiungere, e poi me ne rendo conto, quindi diciamo che sto approfittando. No, vabbè, sta cosa è assurda, ragazzi, sta cosa è assurda. Non mi ricordo nemmeno se era questo il momento che io avevo trovato nel montaggio. Ma la cosa più strana di tutte è che, allora, adesso ovviamente può essere un qualsiasi tipo, ci può essere una spiegazione razionale, naturalmente, ma cioè probabilmente è così. Mi rendo conto, Nicole, calmati, ok. Bel respiro, ok. Però voglio dire una cosa: è un caso che l'unica volta che io sento qualcosa di strano nel montaggio non vi dico niente per non influenzarvi e poi ve ne accorgete tutti? Ma non solo, succede due volte nello stesso video e non mi succede mai di sentire voci strane o... cioè mai, 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 altrimenti ve ne parlerei. Ma in questo video non solo non vi ho detto niente, ve ne siete accorti i voi in tantissimi, ma addirittura succede più volte nello stesso video. Questo è strano, perché il robottino, il cellulare che vibra, a parte che il cellulare non era vicino alla videocamera, quindi assolutamente no, non è il cellulare. Però non è strano che non succede mai una cosa del genere, mai successa, e poi succede due volte nello stesso video. E io il robottino aspirapolvere ce l'ho sempre acceso quando filmo, cioè bene o male quando faccio i vlog lo lascio sempre in giro per casa che aspiri. Quindi come può essere che succede due volte nello stesso video e non ho una spiega, cioè non c'è un suono nuovo in casa mia che possa giustificare? Il robottino ce l'ho da appunto da anni. Il cellulare che vibra, vibra spesso nei video, ma si sente che è il cellulare che vibra. Questo non è il cellulare che vibra, che cavolo è? E poi la cosa che più mi inquieta è che ha detto tipo, mentre parlavo, questa voce ha detto, come se volesse appunto confermare quello che stavo dicendo. E questo vi sto parlando del minuto 20. Qui invece nel minuto 22:41 si sente proprio... come se qualcuno parlasse in sottofondo ma non si capisce cosa dice. Avete presente? Come in quei documentari sul paranormale, che tipo si sente una voce ma non si capisce che cosa dice. Mamma mia, ragazzi,
Non so se riuscite a vederlo, ma mi stanno venendo i brividi per l'ansia di questa cosa. Sì, gatto Denver, lo so che ci sei tu che mi proteggi. Dove sei? Sì, lo so che ci sei tu che mi proteggi, amore mio. Amore mio. Che bellissimo, patatino mio. Che tra l'altro un'altra cosa strana, a volte Audrey non lo fa, Denver sì. Ogni tanto Denver tipo guarda da una parte e sta così fisso. E io mi metto dietro lui e guardo dove guarda lui e non capisco cosa stia guardando. E a volte segue anche, tipo muove lo sguardo. Cioè è una cosa talmente inquietante, ragazzi, ma talmente inquietante che io mi ci sono abituata. Ma ho sentito che molti gatti fanno così. Non si sa se sia una cosa dei gatti oppure se effettivamente vedono qualcosa che noi non vediamo. Mamma mia, che ansia, Nicole, dimentichiamo sta roba, non parliamone più, ragazzi, anzi parliamone perché sono curiosa di capire che cosa sta succedendo. Se sentite altre di queste voci, sussurri strani, ditemelo, anzi non so se dirvi, ditemelo perché così mi aiutate e mi informo e vedo che cosa sta succedendo a casa mia. D'altra parte mi viene quasi a dirvi non me lo dite, perché io qua ci sono, cioè io sono qua, ok? Quindi sono da sola e me la faccio onestamente sotto. E, no, però ditemelo, cioè se sentite qualcosa di strano. Io però, appunto, la cosa strana è che io me ne ero accorto nel montaggio, ho lasciato perdere la... E poi ve ne siete accorti voi. E poi succede più volte nello stesso video. Boh, non lo so, non voglio ripetermi, ma sono abbastanza nel panico per questa cosa. Adesso mi metterò a lavorare al computer, ragazzi, così mi distraggo, perché ho sempre un sacco di lavoro da fare, quindi così appunto penso a tutt'altre cose e mi tranquillizzo un po'. Ok ragazzi, nel frattempo ho messo anche la mia vestaglietta morbida e calda che ho appena lavato, ma sono riuscita ad asciugarla. Gatto Denver, come potete ben sentire, qualcuno sta reclamando la solita scatoletta che arriva a quest'ora, perché sono qui da non so più quanto tempo, quindi chiudiamo questo computer. Mi sta anche venendo fame, quindi andrei a preparare la cenetta, perché oggi non ho sgranocchiato niente per pranzo, ma mi sono svegliata tardi e quindi ho fatto colazione tardi e quindi vabbè, il pranzo lo schippo e facciamo una cenetta. Andiamo gatto Denver, sì, bisogna, allora spegniamo qui tutte le luci, dobbiamo dare ai gattoni la scatoletta, vieni caro Denver, vieni amore mio, mi sta dicendo finalmente, sì, la scatoletta, sì, guarda che ho già preparato tutto qua, eccola qua. Allora oggi abbiamo... Ma sentitelo, e ha sempre le crocchette lì, voglio, cioè ci tengo a precisare che sono lì, non è che sta morendo di fame. Allora, oggi abbiamo, queste sono molto buone, Almond Nature, coscia di pollo, ragazzi, oggi coscia di pollo, gatto Denver, gatta stellina, lei fa finta di niente, poi appena vede corre, sì amore mio, sì, prepariamo subito, ecco qua gatto Denver, Tieni, caro Denver, gatta stellina, non hai fame, gatta stellina? Beh, io ti metto qua, magari mangi tra un po'. Ecco qua, fa papà tu. E immediatamente silenzio, ragazzi. Gatto Denver ha la sua scatoletta e c'è silenzio e pace. Adesso, allora, per cena, vediamo. Farei oggi questi cappellacci di zucca ferraresi, sono strabuoni. E ok, poi prendiamo il parmigiano. Che cosa dicono qua? Allora, consigliamo di condire con ragù oppure con guanciale croccante sfumato con prosecco. Sì, vabbè, ciao. Pinoli tostati e un filo di aceto balsamico. Io detesto i pinoli, assolutamente no. Io li metto semplicemente nell'acqua bollente e poi ci aggiungo un po' di burro e parmigiano e basta, ragazzi. Alcuni mi hanno consigliato di farli con burro e salvia, ma a me la salvia non piace, quindi burro, un po' di parmigiano e basta. Sto il massimo che ho voglia di fare oggi, veramente. Però mi sa che non mi fermerò a questo, anche perché ho anche voglia di dolcetto, quindi non ho tantissima roba, ma qualcosina troveremo, perché come ben sapete c'è sempre spazio per il dessert. Intanto mettiamo a bollire l'acqua. Anche gatta stellina è arrivata, nel frattempo ho mangiato un pochino, ma adesso lasciamo lì, che tanto fino a stasera
le finiscono le pape morbide, un mio, sì. E poi dobbiamo lavare i dentini di nuovo, anche se non ti piace. Gna gna gna. Ok, nel frattempo ho messo a bollire l'acqua, quindi aspettiamo. Ho preparato il burro, così nel frattempo un pochino si scioglie, e nel frattempo mi sto mangiando un po' di salame, gnam. Poi ce l'avrei anche il ragù, però secondo me sono più buoni con il burro e con il parmigiano. Con il ragù e la zucca non lo so, non mi ispira tanto come abbinamento, secondo voi invece com'è? Poi io non ci avevo mai pensato, però non lo so, non mi entusiasma. L'acqua bolle e possiamo buttare i nostri, come si chiamano, cappelletti, non mi ricordo. Aiuto. All right. Adesso vi faccio vedere cosa piace a Gatto Denver. Allora, io mi devo mettere così, lo devo prendere in braccio con la pancia all'aria così, e poi dargli le coccole, farmi dare i bacini e massaggiare il pancino, vero amore mio? E poi così di nuovo sta zitto. Amore mio, cos'è c'è? Cos'è c'è? Ma cos'è c'è, amore mio? No! Bravo amore, bravo. Ma sì, si mi vestino tutto bianco. Mi trovi anche un po' calentato. Fa le fusa, ma probabilmente riuscite a sentirle che Gatto Denver non le fa tanto forte, invece Gatta Stellina sì. Gatta Stellina è un martello pneumatico, si sentono a chilometri di distanza. Cosa c'è amore? Cosa c'è? Sì, sono qua amore mio, sono qua, sono qua. Ok, ho acceso di nuovo il fuoco e sto facendo sciogliere il burro. E adesso, ancora sul fuoco, aggiungeremo un po' di parmigiano. Così si forma tipo una crosticina, mettiamolo tutto. Ma sì, ragazzi! Abbondiamo. Tanto la prova costume per quest'anno è andata. E poi, appunto, così si forma tipo, come, non lo so, una crosticina con il formaggio, che è buonissima. Ok, fatto. Il formaggio si è sciolto, che buon profumino! E poi sopra ci metto anche una sottiletta e aspetto qualche minuto che si sciolga anche questa. E poi cenetta pronta! La cenetta è servita, ragazzi! Naturalmente, come ogni sera, non può mancare la nostra Coca Zero, rigorosamente zero, e basta! Buon appetito, ragazzi! Da brava single in quarantena mangio sul divano davanti alla TV. Ok ragazzi, mi sa che adesso è arrivato il momento di pulire i pavimenti. Stavo cercando di rimandare questo momento. Ok, questo è il detergente che uso. Adesso vi farò il review dei detergenti per la casa ancora un po'. Ok, iniziamo dalla stanza da letto. Il letto è un casino, ragazzi, perché devo cambiare le lenzuola prima di andare a dormire, quindi è cosa molto rara che il mio letto sia completamente sfatto per tutto il giorno. Ma appunto iniziamo da qui, quindi stanza da letto, bagno, cabina armadio, e poi proseguiamo per il corridoio, bagno, l'altro bagno, studio e poi soggiorno. Let's go. Ok, bella differenza direi, si nota, in realtà il mio parquet è opaco, quindi è per questo che poi non rimane lucido, e infatti ho trovato anche il detersivo adatto per parquet opaco, per superfici opache, vabbè non riuscite a vederlo, eccolo qui, per superfici opache, quindi non durerà tanto questo effetto lucido, ma stiamo dando una bella pulita, quindi continuiamo. Abbiamo fatto appunto già la stanza, il bagno e la cabina armadio. Gatto Denver no, Gatto Denver no, è tutto bagnato, stai là. Sì, devi stare là. Sì, devi stare là. Ok, tutto il corridoio fatto, ragazzi. E adesso, fatto anche lo studio, e adesso continuiamo con il soggiorno. Pavimento asciutto, sono molto contenta di aver lavato i pavimenti, così la casa è tutta pulita, perché mancava proprio questo nella routine che ho filmato ieri, e quindi adesso sono contenta. Dovevo fare il semipermanente, l'ho tolto, ma adesso proprio non mi va, quindi lo farò domani, ma tanto avete visto come lo faccio, perché ve l'ho fatto vedere in un vlog, quindi sempre la solita routine per il semipermanente e sempre lo stesso colore, perché farò di nuovo il rosso domani, quindi sono contenta. E tra l'altro le mie unghie stanno crescendo, non si sono più spezzate, ragazzi, e sono, per i miei standard, sono veramente veramente lunghe. Ok, sono un po' rovinate,
perché tolgo il semipermanente forse in modo sbagliato, ma lasciamo perdere. Però sono super lunghe, quindi sono molto, molto fiera di averle così lunghe, perché non capitava da tantissimo tempo. Che è anche strano, voglio dire, che io sia riuscita in questo momento a farle crescere quando ho una forte carenza di vitamina D, perché lo sapete, io ho l'osteoporosi, quindi mi manca molta vitamina D nelle ossa e quindi non uscendo, non avendo un balcone, non avendo un terrazzo, non so come sia possibile, perché non sto assolutamente assumendo vitamina D se non con i miei soliti integratori che prendo da quando sono piccola. Però le mie unghie sembrano essere più forti del solito proprio in questo periodo. Vabbè, meglio così, sono super super contenta veramente. Non vedo l'ora domani di mettere il semipermanente, perché saranno lunghissime, perché prima avevo la ricrescita. Quindi ragazzi, adesso vorrei dirvi vado a nanna, ma purtroppo c'è il letto che mi aspetta, perché devo cambiare le lenzuola. Cosa che detesto fare, preferisco pulire tutta la casa, non lo so, faccio di tutto, ma cambiare le lenzuola proprio non mi piace, non mi piace. Quindi, questo è quanto per oggi, mia family. Ah, volevo solo aggiungere una cosa, perché mi stanno arrivando tantissimi commenti e messaggi di insulti veri e propri sull'Olanda e gli olandesi. E non tutti sono messaggi di insulti, ci sono anche commenti, insomma, normali, però di disprezzo e sdegno verso l'Olanda e gli olandesi. Allora, io non voglio addentrarmi nelle questioni politico-economiche, perché non me ne intendo e quindi non voglio parlare se non ci capisco niente di un determinato argomento. Però non giudichiamo, cioè non giudichiamo tutto un popolo per delle decisioni di un governo, ok? Non sarebbe giusto farlo nei confronti nostri e non sarebbe giusto farlo nei confronti loro. Io ho vissuto 5 anni in Olanda, posso dire solo questo, e ho trovato persone meravigliose, gentili, che mi hanno, pur essendo io immigrata, anche se arrivavo da un paese all'interno dell'Unione Europea, però pur essendo straniera sono sempre stata trattata molto molto bene e ho degli amici lì, sapete, De Mese e Vic, sono... io li adoro, gli voglio tanto bene ad entrambi e sono dei grossi amici che sono sempre stati presenti per me in questi... ormai sono 9 anni che conosco De Melza e 7 anni che conosco Vic, perché si sono messi assieme appunto quando io già conoscevo De Melza da un po', quindi per quanto mi riguarda io ho avuto esperienze molto positive con gli olandesi che ho incontrato, che ho conosciuto perché ci ho vissuto, e i miei amici, due grandi miei amici appunto, in realtà ho anche un'altra amica olandese, ma De Melza e Vic sono veramente tanto tanto preziosi per me, e quindi non mi piace che mi venga detto gli olandesi, perché non è che mi viene, cioè io non mi addentro nelle questioni perché non ci capisco niente, ok, economico-politica, solo non giudichiamo tutto un popolo a seconda di una decisione di un governo, perché veramente non sarebbe giusto, non sarebbe corretto e non vorrei nemmeno che la gente lo facesse con noi. Quindi indipendentemente dagli sbagli che fanno i governi eccetera, non si può dire tutti gli olandesi, perché questo mi... cioè tante persone mi hanno scritto no, gli olandesi sono tutti degli... ok, non so, cioè non giudichiamoli tutti, ok, non generalizziamo, perché generalizzare è sempre sbagliato, sempre. Non bisogna mai generalizzare, quindi non è giusto. Cioè, anche da noi ci sono persone, cioè in tutti i paesi ci sono persone oneste e disoneste, in tutti i paesi ci sono persone corrette e non corrette, in tutti i paesi è così, quindi non giudichiamo, ecco, tutto un popolo, ok? Perché non è giusto. E basta, solo questo mi sentivo di dire, perché è un paese a cui sono talmente vicina che, lo sapete, è la mia seconda casa, e quindi non... mi dispiace un po', perché in realtà sono persone semplici, sempre con il sorriso, disposte ad aiutare, e quindi non è giusto, ecco, generalizzare in questo modo, ecco, al di là delle, appunto, delle scelte sbagliate, politiche, economiche, dell'Europa. Io veramente non voglio parlare di queste cose, perché potreste dirmi tranquillamente, Nicole, ma cosa stai a dire, non ci capisci niente, e avreste ragione a dirlo, quindi volevo solo fare questo piccolo pensiero finale per questa giornata. Ok, questo è quanto, mia family, adesso io devo cambiare le lenzuola, yeah! Felicità al mille, veramente, e poi nanna. Quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, ragazzi, quindi buon weekend,
Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo lunedì. Mi avete detto che vi piacciono i vlog lunghi, quindi spero che questo sia abbastanza lungo. Bacio grande, ma non ci dimentichiamo, prima un abbraccio, venite qua, che vi abbraccio fortissimo ragazzi, forte, 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 forte. Ok, e adesso, se sono a fuoco, ok, adesso vi saluto. Bacio a lunedì ragazzi, ciao!